Allora ragazzi, volevo fare questo video per rispondere a un ragazzo che mi ha contattato su Instagram. Siccome ho parlato di quel video famosissimo su come è strutturato un volume, qual è la casa editrice migliore secondo me nel confezionare, diciamo, un volume, in questo caso parliamo soprattutto di manga. Naturalmente ho tenuto fuori alcune case editrici, no? Ho parlato solamente delle case più importanti, però mi hanno chiesto cosa ne pensavo della Ikari. Allora, cosa ne penso della Ikari? Intanto ne approfitto per farvi vedere quelle poche cose che ho della Ikari, perché intanto la Ikari fa dei prodotti direi abbastanza costosi e importanti. L'ho capito subito cosa penso della Ikari cercando di prendere questo mattone di roba pesantissima, no? Eppure sono pochissimi volumi. Con questi io potrei farci anche benissimo palestra, secondo me. Diciamo che se qualcuno è amante del materiale della Ikari e non può farne a meno, secondo me, tra 30 anni potrebbe usarle benissimo come mattone per costruire un garage. Sono edizioni pesantissime, sono edizioni a volte con degli standard di dimensioni giganti e secondo me anche per prodotti che non vale neanche la pena, ecco, creare una struttura così pesante per un libro. Però naturalmente ci sono alcune opere che ci tenevo a prendere. Io le considero alcune cose della Ikari molto trash, come piacciono a me, e quindi le ho prese. Una delle ultime cose, così vi presento anche il libro, il manga che ho preso. Una delle ultime cose che ho preso è questo V-Visitor, che ho fatto anche forse una recensione tempo fa, disegnato da Tatsuya Yasuda, che qualcuno potrebbe anche potrebbe volere più no notizie, no? Ma purtroppo in questo albo la Ikari ha deciso di nascondere assolutamente l'autore perché è stato fatto questo manga. E qua si parla come direttore pubblicazione con Nagai, penso come sceneggiatore, ecco. Ecco, l'unico difetto di questa roba qua, io sono un amante anche di questi tratti un po' retro, è il fatto che ci sono delle notizie all'interno che riguardano la serie televisiva che sappiamo tutti su Wikipedia, troviamo tutte le nozioni possibili, ma non troviamo nessun aneddoto su questo manga, cosa che magari poteva essere molto più utile, a mio avviso. 17 euro, 16,90, insomma, pesantissimo. Ripeto, la rilegatura tiene abbastanza bene, proprio perché è tutto molto pesante, quindi insomma, la colla aderisce bene, quindi non abbiamo questa sovraccoperta pesantissima, e pagine troppo fine o troppo spesse, è tutto molto spesso, quindi probabilmente tiene. Il rumore, sentite, è un bel rumore di mattone. Anche qua, secondo me, la Ikari dovrebbe ridurre un pochino almeno le dimensioni per questo tipo di prodotto, che non so se ho comprato solo io, probabilmente. Una serie. Allora, un altro libro di fantascienza, un manga di fantascienza di Yukinobu Oshino, Legend of Giant, che è questo qua. Questo, ad esempio, lo consiglio più dell'altro. Una classica fantascienza anni 60-70. Forse è invecchiato un pochino male, però si lascia leggere per gli amanti del genere. Ecco, la Ikari ci propone comunque dei prodotti un po' particolari. Ecco, ti deve piacere il genere, ti deve piacere l'autore, e comunque possono risultare, per chi non conosce il genere, comunque un pochino pesantini. Questo mi aspettavo qualcosina di più, sinceramente, però lo consiglio a tutti gli amanti di quella fantascienza lì. Struttura, sentite, rumore di non so se si sente di mattonella allo stesso modo, pesante,
Per questo vale, ma sì, forse è un pochino più importante come titolo, va bene, insomma, si legge decentemente, non si rovina, questo, insomma, non si è rovinato. Quindi, come vi dicevo, comunque la struttura è migliore come incollaggio, no? Come colla, probabilmente si sono perfezionati in quello. Tre volumi di Osamu Tezuka, il primo Osamu come disegnatore, no? Abbiamo Next World, Metropoli e Lost World, forse da qua a qua si dovrebbero leggere, è una trilogia, mi dicevano, anche qua, un po' come dice Caverna di Platone, in molte cose Osamu si prende ma non si legge. Io li leggo, però effettivamente sono molto belle le copertine, mi piacciono tantissimo. Il racconto all'interno, insomma, ci sono cose migliori di Osamu, sicuramente. Questo è il primo. Ho trovato una lettura piacevole come al solito. Osamu Tezuka della Icaria ha fatto questi tre volumi molto belli da tenere lì come soprammobile, ci sta. Pesantissimi, veramente pesanti. Questi tutti e tre assieme, vediamo se fa lo stesso rumore. Fa un po' più di rumore del solito, però consigliato. Vabbè, c'è la Osamu Collection che sta facendo la J-Pop, continuate quella. Questi qua si possono anche evitare se proprio non impazzite per Osamu, ecco. L'ultimo numero che vi faccio vedere è quello più grande, forse quello più inutile da proporre in queste dimensioni, il gigantesco Eugene Reiger di Gonagai. Eugene Reiger, penso che si legga così, di Gonagai, l'ha messo Gonagai. Io sono patito del Gonagai, insomma, è da acquistare secondo me per appassionati del maestro sicuramente, perché non ne ha mai abbastanza dei vecchi mitici robottoni. Il tratto di Nagai qua è molto, molto più bello di molti altri suoi manga. E questo rispetto agli altri è un volumone veramente gigantesco. Vedete? Guardate. Ok? Naturalmente non vi ho detto il prezzo degli altri. Allora, di questi tre volumi qua di Osamu, 18 euro, 18 e 18, per non farsi mancare niente, quello in mezzo è anche più fine, e grazie Icari che ci hai mangiato sopra su questo volume di mezzo, su Metropolis, forse era anche l'unico che cercavo per sentito dire. Vabbè, ci hanno lucrato un pochino sopra. E questo veramente bisogna essere ben in forma, per leggere questo. Questo è bello pesante, quindi mi raccomando, se volete leggerlo e comprarlo, intanto sono 18 euro, quindi costa come gli altri. Secondo me si poteva fare benissimo in due volumi un po' più piccoli. Non è sicuramente l'opera più bella di Nagai. Però guardate come sono in forma, e io perché riesco a tenerlo con una mano sola, ma io mi alleno tutti i giorni, quindi ragazzi, per leggere questo volume della Icari ci va una grande forza, ok ragazzi? Vi ho fatto vedere quelle poche cose della Icari, sicuramente a catalogo ne ho viste di altre ancora più pesanti, secondo me, però teniamo conto a una cosa, no? Io faccio questi video. Esagero anche un pochino per attirare anche l'attenzione, no? Di voi, insomma, che mi seguite, però comunque anche la Icari ci sta portando delle belle chicche, delle belle cose, magari anche minori, però ad esempio io a me piacciono queste cose, ne ho viste un paio a catalogo che secondo me sono carine da prendere, però ho visto che comunque sono ancora maggiori come costi, quindi gli spazi diventano sempre veramente più ristretti. Io sinceramente comprare altri 5-6 volumi di questi non so più dove metterli. Mi dispiace tenerli in cantina, mi dispiace tenerli anche chiusi, quindi
Quindi faccio difficoltà a volte a scegliere. In realtà volevo prendere altre opere, poi ho scelto per dimensione altri manga che poi sono rimasto deluso. Non vi dico quali perché non è giusto, magari a qualcuno quegli altri fumetti interessano e non mi va di portare comunque negatività o qualcosa che non è piaciuto a me. In particolare, ecco, insomma, ecco, questo è quello che volevo dire della Ikari. Ringrazio soprattutto molti ragazzi che mi hanno, dopo quel video, no, che ha commentato Caverna, quindi ringrazio anche lui, comunque, molti ragazzi che mi hanno contattato, che mi hanno fatto sentire anche molto vecchio, perché effettivamente mi chiedevano dei consigli da inesperti, no, del settore. E quindi li ringrazio tutti. Comunque vuol dire che il video è servito a qualcosa, il contenuto era comunque valido, ecco. Con questo vi ringrazio ancora e vi ripeto che comunque i miei video, anche se non sono urlati, hanno a volte eccedono magari nelle espressioni, no? Però si fa appunto anche per attirare un pochino l'attenzione, visto che non urlo, a volte esagero anche nelle cazzate che dico, eh. Ok, ragazzi, ci vediamo alla prossima. E se avete comunque dei dubbi o volete sapere altro sulla confezione di qualche altro prodotto, insomma, fatevi avanti, sono qua. Ciao, ragazzi.